la presenza costante di operatori capaci di essere progetto educativo, ma anche capaci di salvare la vita in momenti di emergenza. Si parla di 1000 ospedalizzati per soffocamento. Il 60-80% è colpa chiaramente del soffocamento dovuto al cibo, quindi all'alimentazione. Il 50% persone in Italia muoiono, soprattutto bambini. E la fascia d'età è da 1 a 3 anni. Procede l'informazione e la formazione delle maestre delle scuole nido e materna, in modo tale i nostri bambini, quando sono a scuola, siano veramente protetti. Quindi oggi hanno imparato le manovre di disostruzione e massaggio cardiaco, anche altre maestre, quindi che si mettono, sono altre 7 scuole, 50 maestre, e quindi capite bene, lo sforzo è stato tanto. Il braccio sinistro del dottor Mandone, il mio è un braccio destro, ci dividiamo. Ci interessa che loro sappiano eseguire con tranquillità, se così si può dire, tra virgolette, però sappiano, ecco, agire in modo tempestivo per delle manovre salvavita. Sicurezza 06, che è un progetto nato proprio grazie all'Ordine delle Professioni Infermieristiche e grazie anche ai tantissimi collaboratori che hanno messo in piedi una formazione a oltre 50 maestri delle varie scuole, quindi 7 scuole, asili nido e scuole per l'infanzia, e quindi in questa maniera sono scuole protette, sono scuole dove il bambino, in caso di soffocamento, le maestre hanno la possibilità di avere delle tecniche a disposizione per poterli salvare. L'obiettivo è garantire un piano pedagogico di grande qualità come facciamo, ma anche dei meccanismi di grande sicurezza laddove ci debba essere la necessità. Quindi questo progetto che nasce insieme all'Ordine degli Infermieri, che è stato in qualche modo il soggetto che ci ha convinto a portare avanti questa iniziativa, e con il 118 è un momento di formazione dei nostri educatori perché in caso di bisogno possano prestare i primi momenti di emergenza sanitaria e salvare la vita a un bambino in attesa che poi arrivino gli operatori specializzati. Grazie. Quindi, a voi.